a tutti ragazzi, sono Zodiac e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi siamo qui con l'introducing di JTF Ribbo, che è qui con me. Bella a tutti ragazzi, sono JTF Ribbo e oggi si presenta con questo gameplay davvero mostruoso. Infatti si tratta di un 80 gun streak fatto su Black Ops 2 con quest'arma, il Fall, davvero bellissimo, con questa mimetica da zingaro tigrata oro, diciamo. È stato fatto su squadre multiple, postazione slams, come state vedendo. Adesso volevo dirvi due cose ancora sul gameplay prima di lasciare la parola al nostro Ribbo, che si presenta e ci dice qualcosa su di sé. Allora, magari questo gameplay l'avrete già visto, magari quasi sicuramente, su Knockout Community, ovvero la community dove ci sono altri gameplay in Italia, dove voi inviate i vostri gameplay. Magari qualcuno dirà ma ricarica di gameplay e bla bla bla, riciclate, vaffanculo. Allora, sta gente, li voglio subito dire, ragazzi, se avete già visto il gameplay lo potete benissimo chiudere, però il commentary cambia. Infatti sentirete Ribbo che si introdurrà al clan e ci parlerà di sé. Chi non l'ha mai visto, ben venga, però ragazzi, recicliamo le partite, qualcun altro dirà. Questi sono i suoi gameplay, comunque sono i gameplay che porterà al clan, e quindi ragazzi, ovviamente ne farà di nuovi, però anche questi qua vecchi, siccome sono assurdi, è ovvio che li carichiamo, e se li avete già visti, mi dispiace, ve li riguardate, perché comunque sono bellissimi. È stato fatto in squadre multiple, ci sono un po' di handicappati, come vedrete che comunque i nemici cambiano, cioè non è boostato, altre stronzate. A chi lo dice lo incula Ribbo. E comunque vedete, cioè alla fine faranno dei risultati scandalosi qua, perché c'è uno schifo. Su squadre multiple o trovi il tryharder, come lo chiama Ribbo, ovvero quello a livello basso che però ha 7 di ratio perché si è rifatto l'account, o proprio la merda umana che è a livello basso perché fa proprio schifo, a ratio 0,20, e appunto fa delle partite di merda, ti permette di fare dei buoni gameplay, perché i gameplay, ragazzi, si fanno contro gente che comunque non è fortissima, che non ti scassa il cazzo, diciamo. E niente, sulla partita è stato detto tutto. Ah, vi volevo far notare una cosa, a parte che adesso ho già 20 di fila, che comunque nel clan riescono a entrare dei casi umani come il nostro Ribbo, perché vedete, non sapeva dell'esistenza del WAV e del contrattacco, usava solo il VSAT, il nostro povero caro. No, a parte le cazzate ragazzi, stavo usando solo il VSAT perché si era dimenticato di mettere il WAV e il contrattacco, ma nonostante ciò è riuscito a fare un 80 gun streak, che è il record in Italia. Adesso lascerei la parola a lui, che ci parlerà di sé, delle sue esperienze, di chi è nella sua vita reale. Vai Ribbo. Bella a tutti ragazzi, sono Ribbo, un nuovo membro, vabbè, come già detto, come ha già introdotto Zodiac, del JTF Clan. Sono un ragazzo di 17 anni, il mio nome nella vita reale ovviamente non è Ribbo, ma è Simone, da tutti conosciuto come Simo. Diciamo che come sport faccio nuoto, faccio due volte la settimana nuoto, e mi diverto ogni tanto, anzi no, ogni tanto, quasi tutti i giorni, un paio d'ore al giorno a giocare alla PlayStation, e mi vengono questi fantastici gameplay. All'inizio ho conosciuto il JTF Clan attraverso, diciamo, vari amici, e ho deciso magari di provare a entrarci, magari ero adatto anche io. Come ha detto Zodiac, sono un po', diciamo, matto, ecco, perché faccio delle cose assurde che vedrete più avanti, ecco. Ok ragazzi, adesso vorrei un po' parlarvi per quanto riguarda, diciamo, la mia scuola, i miei studi che sto intraprendendo. E come già detto, no, io faccio il tecnico commerciale, sono al terzo anno, per ora non mi hanno mai bocciato, ma quest'anno credo proprio di sì, no, scherzo. E mi trovo molto bene nella scuola in cui mi trovo adesso, anche perché ho dei compagni ragazzi spettacolari che sono 8 volte più matti di me, però vabbè, questa è un'altra storia. E inoltre vorrei parlarvi di come ho iniziato questa fantastica avventura su questo gioco, diciamo, secondo me fantastico, ossia Call of Duty in generale, ovviamente non solo Black Ops 2. E circa quando facevo il primo superiore ho deciso di comprarmi la PlayStation, perché mi ero rotto di giocare a niente, di giocare a calcio con i miei amici, no scherzo. E quindi niente, ho comprato questa PlayStation con Black Ops 1, mi ricordo ancora,
Anche se MV3 era già iniziato da un bel pezzo, ragazzi, quindi io ho saltato tutta, diciamo, la storia di MV3 e sono passato da Black Ops 1 direttamente a Black Ops 2. Su questo gioco ho fatto un sacco di amicizie, proprio ho riempito la mia lista amici, anche se molto ristretta su PS3, e mi hanno imparato, ecco, questi miei amici a giocare, a diventare un pro come sono, cioè come mi considero, diciamo, adesso, come mi considera la gente. Allora, i miei amici costano, dai, apri un canale YouTube, apri un canale YouTube, oppure, che ne so, entra in qualche clan, mi dicevano. Allora, un giorno ho incontrato il lobby, vabbè, non nascondo, ho incontrato Midino e Lori, che abbiamo fatto amicizia, e dopo un po' di tempo, ecco, ho deciso anche io di provare a entrare in questo fantastico clan che è il JTF Clan, ragazzi. E niente, a mio parere, mi trovo molto bene per ora in questo clan, mi hanno accolto in una maniera spettacolare, non mi sarei mai immaginato di poter essere accolto in questo modo, in questo grande e fantastico clan. E detto questo, ragazzi, vorrei ripassare la parola a Zodiac, se vi devi dire qualcos'altro. Oh ragazzi, allora avete capito che comunque Ribbo è proprio uno che scherza, nel senso gli piace scherzare, matto, e comunque commenta in modo molto molto, diciamo, fluido, senza intopparsi, senza magari dire come magari fa tanta altra gente che inizia a commentare. Perché Ribbo, ok, ha già fatto qualche suo commentary sul canale vecchio così, adesso comunque ha il suo canale personale che sicuramente troverete in descrizione, poi con calma inizierà anche lui a fare i commenti e tutto, perché deve craccare Sony Vegas, deve fare un po' il pirata informatico, diciamo. E quindi diciamo, io faccio i complimenti a Ribbo, oltre per il gameplay, anche per il fatto di come si è presentato in modo fluido, in modo anche scherzoso, diciamo. E questo io lo apprezzo molto. Per quanto riguarda il suo canale, lo lasceremo in descrizione, come ho detto. Poi non so, Ribbo, non so se vuoi dire già qualcosa su cosa farai lì e cosa porterai sul clan, Sì, ecco, nel senso. sul mio canale principalmente porterò gameplay già fatti, quindi è raro, ragazzi, che porto live, non per il fatto che non mi piace fare live, ma per il fatto che io in live potrei scatenare un putiferio e quindi mandare a, non so se si può dire, mandare a quel paese molta gente, e quindi preferisco non fare live. Ecco, preferisco giocare niente, prendere le partite dal cinema e divertirmi così, ragazzi. Quindi ragazzi, allora vedete i gameplay, quelli proprio mostruosi principali qua sul canale del clan. Poi magari se farà qualche altro gameplay così carino lo caricherà lì, e se no ricaricherà quelli che ha messo qua sul canale con un suo commentary personale. Quindi comunque siccome il commentary cambia, secondo me è bello anche ascoltare le persone oltre a vedere il gameplay. È sempre carino magari rivedersi, ok, il gameplay, che comunque il gameplay è molto molto bello, con una voce diversa, con un argomento diverso, come state appunto facendo in questo momento, ragazzi. Io per favore non voglio vedere stronzate nei commenti dove gente scrive "riciclate gameplay", perché sennò riciclo lui e tutta la sua famiglia nel compostaggio e tutti i rifiuti tossici. A parte le cazzate, ragazzi, davvero io ci tengo. Comunque il commentary è diverso. Avete sentito l'introducing di Ribbo, l'avete conosciuto, avete capito che è un ragazzo molto scherzoso, un bravissimo player, da come state vedendo. Niente, comunque il gameplay sta giungendo al termine e io non so, Ribbo, se hai ancora qualcos'altro da dire. Sì, vorrei, vabbè, no, niente, praticamente lasciate un like, iscrivetevi e commentate, e niente. Vabbè, niente, conclude così. Lui mi ha rubato pure il post, cioè nel senso ha rubato pure le mie parole, ragazzi. Quindi comunque devo tirare ancora lì, perché sono rimasti ancora una diciamo ventina di secondi. Lasciateci scritto, perché comunque Ribbo, oltre ad essere matto, è uno che si impegna molto. Quindi se volete lasciar scritto magari qualcosa che può provare Ribbo come gameplay o cose del genere, fatelo. E niente, 500-600 like, passare al canale di Ribbo che è in descrizione. E niente, ci si becca al prossimo video. Un saluto da JTF Zodiac e JTF Bella a Ribbo. tutti, Bella. ragazzi. Il GTF, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.